Ciao a tutti amici di XMardo.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Topper Real Force Type Haven. È una tastiera che forse molti di voi non conosceranno, ma per i più esperti, tra virgolette, in tastiere meccaniche, è una tastiera, professionale e dotata anche di switch proprietari che vedremo nel corso di questo unboxing. La confezione, come possiamo vedere, è completamente nera, non sono presenti immagini illustrative, informazioni di nessun genere, semplicemente il modello della stessa. Questo è anche nel retro della confezione, i lati e quant'altro. Non sono presenti informazioni in quanto è una tastiera, diciamo, pura. Procediamo quindi ad estrarla dalla confezione ed analizzarla. La tastiera, nella confezione troviamo soltanto la tastiera, non è presente un bundle vero e proprio, per cui possiamo passare alla tastiera stessa. La Topper, Real Force Type Haven è una tastiera, di categoria, diciamo, professionale, rivolta ai professionisti, o ai programmatori che intendono, avere una tastiera, duratura nel tempo e di una certa qualità. La colorazione è completamente nera con i tasti leggermente tendenti al grigio che contrastano il colore di fondo, diciamo, della cornice della tastiera. È una tastiera full layout. Il layout di digitazione è americano. Non troviamo tasti funzione, ma i semplici tasti da F1 ed F12, il print screen, scroll lock, numpad, nom lock, scusate, e così via. L'aspetto quindi è molto sobrio. Non sono presenti chicche quali LED RGB come vediamo oggigiorno e così via. Nel retro della stessa troviamo un design anch'esso pulito con dei gommini di forma quadrata nei due angoli in basso, mentre negli angoli in alto troviamo i classici piedini per rialzarle e quindi migliorare la digitazione, che in queste tastiere è davvero fondamentale. Inoltre troviamo una piccola scanalatura che ci permetterà, come possiamo vedere nella parte sinistra, di effettuare un leggero cable management del cavo stesso, il quale non è rivestito in treccia di tessuto ma di gomma, e il connettore non è placcato in oro. Il connettore USB non è placcato in oro. Caratteristica che distingue queste tastiere dalle altre, quali le Corsair, Cooler Master o compagnia belle, è l'adozione di switch proprietari che sono i Topre. I Topre sono degli switch non meccanici, ma sono degli ibridi, in quanto adottano una molla che fa da attuatore al tasto stesso. Vi mostriamo un piccolo esempio, grazie alla stessa azienda che ha fornito questo piccolo gadget che ci permetterà di capire meglio com'è il funzionamento dello switch stesso. Come possiamo vedere, troviamo una molla all'interno al di sotto del tasto, rinforzata da una struttura in plastica, e quindi avremo una pressione molto leggera, quindi quasi inferiore a un CRMX Red. E avremo la possibilità quindi di digitare in modo più silenzioso e molto più velocemente. Per alcuni potrebbe sembrare un aspetto negativo, in quanto per molti CRMX non sono adatti alla digitazione, ma con la Topper Real Force Type Haven vi potrete ricredere nella digitazione. La forza d'attuazione di questi switch è di 45 grammi, quindi la stessa dei CRMX Red, però, come vi abbiamo detto, non sono dei tasti meccanici, ma sono dei tasti ibridi, come sono presenti anche nell'ultima tastiera di Cooler Master, la Nova Touch Tankless. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque a ulteriori immagini e alla recensione scritta sul nostro sito www.ximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff.